La Feralpi Salò cade in terra veneta sotto i colpi dei bresciani Mustacchio e Jadid. Nel recupero della 21esima giornata del Girone A di prima divisione, la formazione allenata da Beppe Scienza subisce una pesante sconfitta per 4-1 in trasferta. Un punteggio che non rispecchia fedelmente l'andamento della sfida con i gardesani in partita per tre quarti di gara. Non sono bastate una prova generosa avvalorata dal ritorno in campo di capitan Leonarduzzi al centro della difesa dopo 6 mesi d'assenza. Ed è proprio la presenza dal primo minuto del difensore friuliano la sorpresa del 4-3-3 iniziale. Il pomeriggio dello Stadio Menti, teatro della Coppa Italia vinta dai biancorossi nella stagione 96-97, iniziava però nel peggiore dei modi. Meno di 10 minuti sul cronometro e la squadra di casa era già in vantaggio. Mustacchio batteva colpo sicuro dalla destra verso la porta, Branduani deviava la sfera che si alzava a campanile. Il più lesto di tutti era maritato, facile, il tocco di testa del giocatore vicentino a porta praticamente sguarnita. 5 minuti prima, Giacomelli aveva colto un clamoroso legno a Branduani battuto. Lo schiaffo svegliava la Feralpi Salò, al 22esimo ci provava miracoli, sinistro debole e poco pericoloso. I gardesani premevano e attorno alla mezz'ora confezionavano un'azione da rigore. Ceccarelli veniva strattonato in piena area da Delia, ma per l'arbitro era tutto regolare. Poco più tardi il Vicenza raddoppiava. Azione straripante, quella di Mustacchio, l'ex giocatore di Sampdoria e Brescia metteva in rete dopo una serie di batti e ribatti. Il solito Luca Miracoli riapriva i discorsi al 36esimo del primo tempo, acrobazia su punizione calciata da Pinardi e 12esima rete stagionale. Nella ripresa la squadra di Beppe Scienza perdeva l'iniziativa e la manovra faticava ad essere fluida. Nonostante ciò al 26esimo i verdeblu avevano l'occasione del pareggio. Miracoli prima e Zampa poi non riuscivano ad approfittare di una palla vagante a 2 passi dalla linea di porta. Scampato il pericolo, il Vicenza metteva in cassaforte il risultato. Al 33esimo Jadid siglava in contropiede il 3-1, mentre una manciata di minuti più tardi era Castiglia ad infilare nuovamente Branduani per il 4-1 finale.